lo trovai gradevole, come un libro di fiabe. A cominciare dall'improvvisa irruzione dell'angelo Gabriele in casa di Maria a Nazareth. L'annunciazione di una maternità all'adolescente Maria. Oltre 50 figuranti e Sergio Rubini nei panni di Pierpaolo Pasolini. Questo è Processo a Gesù, scritto da Raffaele Nigro e diretto da Giampiero Francese. Lo spettacolo si tiene a Matera, nella cornice del Castello Tramontano. Repliche due al giorno, alle 18.30 e alle 20.30. Ce ne parlano i protagonisti. Sentiamo. Raffaele Castria e Giampiero Francese, il regista e l'attore di questo spettacolo. Raffaele, uno spettacolo scritto da Raffaele Nigro per la regia di Giampiero, uno spettacolo intenso. Uno spettacolo intenso, un mistero laico. Io faccio Pilato. Che Pilato è stato? Un Pilato sofferente di emicrania innanzitutto, e comunque non mi andava di fare un Pilato superficiale che se ne lava le mani completamente, ma ho fatto un Pilato sofferente, molto colpito dalla figura di Gesù, con questo rapporto con la moglie, che è una donna molto alta, molto spirituale, che lo mette in crisi, probabilmente anche un magistrato stufo di mandare gente a morte, stufo di difendere un impero che forse in cui non crede più, pieno di problemi, insomma. Giampiero Francese, una regia difficile questa, il testo di Raffaele Nigro. Ma lui ha proprio portato per Giuda, poi all'ultimo momento abbiamo scelto di fargli fare Pilato, ma resta la punta di diamante di questa produzione, perché veramente ha fatto un grande lavoro. È stata una regia sul progetto poetico della narrazione cristiana di Pasolini. Nigro ha scritto un testo poetico, io ho cercato di fare una regia poetica, non so se ci sono riuscito, però insomma ci piaceva questo happening degli attori che arrivavano in scena, c'era questa vestizione live, questo ragazzo che è Gesù, che arrivava da questo Getsemani, che è proprio il boschetto del Castello Tramontano, lì dove ha girato Pasolini. Un progetto diverso, un po' dirompente, un po' rivoluzionario, si può dire, insomma, questo Cristo molto umano, ci piaceva raccontarlo così, con la sua sofferente e infelicità che appartiene un po' a Pasolini, così come la scrive lui, ma credo che appartenga un po' a tutti noi. Raffaele, Sergio Rubini, ma Castria e opera sono ormai un binomio indissolubile quasi. No, non è indissolubile, tutto può finire, insomma, non è detto che... Da un momento all'altro. No, all'improvviso. Raffaele, è una collaborazione che continua, un regista che conosci, insomma, lavori con opera da tanto tempo ormai. Sì, lavoro con opera da tanto tempo, abbiamo fatto tante belle cose e tra l'altro mi piace questo teatro che però è un po' trasfigurato. Mi piace l'idea del teatro di massa in cui si utilizzano persone, anche non attori professionisti, che stanno in scena anche in numero molto, molto grande. Mi piace, è una dimensione diversa e che tra l'altro ti obbliga a non recitare troppo, perché in una situazione del genere la puzza dell'attore si sentirebbe da lontano, no? Quindi ci obbliga un po' a mantenere frenato il narcisismo che si affaccia continuamente. Si replica domani. Cioè, nel senso che l'attore è al servizio di un progetto molto contestuale, insomma, quindi fa un passo indietro rispetto a quelli che sono i tempi e le meditazioni personali dell'attore in scena. Replicate Sabato Santo? Sì, si replica domani, due repliche, 18.30 e 20.30, sempre al Castello Tramontano. Che dobbiamo dire? Che vi aspettiamo in tanti. Grande sintonia di poetica, diciamo. Sì, ce la mettiamo tutta.